La montagna brulica di uomini in festa e il vento porta l'eco della loro gioia fino alla sommità delle cime. Ecco la Vergine ed ecco Giuseppe ed ecco il bambino Gesù. La Vergine è pallida e guarda il bambino. Ciò che bisognerebbe dipingere sul suo viso è uno stupore ansioso che non è apparso che una volta su un viso umano, poiché il Cristo è il suo bambino, la carne della sua carne e il frutto del suo ventre. L'ha portato 9 mesi e gli darà il seno e il suo latte diventerà il sangue di Dio. E in certi momenti la tentazione è così forte che dimentica che è Dio. Lo stringe tra le sue braccia e dice: piccolo mio. Ma in altri momenti rimane interdetta e pensa: Dio è là. E si sente presa da un orrore religioso per questo Dio muto, per questo bambino, poiché tutte le madri sono così, attratte a momenti davanti a questo frammento ribelle della loro carne, che è il loro bambino, e si sentono in esilio davanti a questa nuova vita che è stata fatta con la loro vita e che popolano di pensieri estranei. Ma nessun bambino è stato più crudelmente e più rapidamente strappato a sua madre, perché egli è Dio ed è oltre tutto ciò che lei può immaginare. Ed è una dura prova per una madre aver vergogna della sua condizione umana davanti a suo figlio. Ma penso che ci sono anche altri momenti rapidi e difficili in cui sente nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, il suo piccolo, e che è Dio. Lo guarda e pensa: questo Dio è mio figlio, questa carne divina è la mia carne, è fatta di me, ai miei occhi, e questa forma della sua bocca è la forma della mia, mi rassomiglia, è Dio e mi assomiglia. E nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per lei sola, un Dio piccolo che si può prendere nelle braccia e coprire di baci, un Dio caldo che sorride e respira, un Dio che si può toccare e che vive. Ed è in quei momenti che dipingerei Maria se fossi pittore. Questo è tutto su Gesù e sulla Vergine Maria. E Giuseppe? Giuseppe non lo dipingerei, non mostrerei che un'ombra in fondo al pagliaio e 2 occhi brillanti, poiché non so cosa dire di Giuseppe, e Giuseppe non sa che dire di se stesso. Adora ed è felice di adorare e si sente un po' in esilio. Credo che soffra senza confessarselo. Soffre perché vede quanto la donna che ama assomiglia a Dio, quanto già si avvicina a Dio, poiché Dio è esploso nell'intimità di questa famiglia e Giuseppe e Maria sono separati per sempre da questo incendio di luce. E tutta la vita di Giuseppe, immagino, gli servirà per imparare ad accettare. Miei signori, questa è la Sacra Famiglia.